La garanzia per i lavoratori e le lavoratrici, ma anche per gli impianti, la sicurezza, l'ambiente e la produzione è e rimane la nostra priorità. E questa è la linea puntualizzata da Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL a Taranto, durante l'assemblea generale organizzata dal proprio sindacato. C'è una responsabilità di chi fa l'amministratore delegato, del consiglio d'amministrazione, di chi ha in consegna gli impianti. Oggi sarebbe necessario intervenire, come abbiamo detto al tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le manutenzioni straordinarie ed ordinarie immediate, rimettere in funzione gli impianti e garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e della città di Taranto. Questioni aperte al vaglio del Governo dopo l'interlocuzione diretta del sindacato e la recente audizione al Senato. Noi aspettiamo la convocazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché di parole ne sono state già spese troppe. Il tempo sta passando e invece noi riteniamo che immediatamente ci debba essere la risalita pubblica. Noi pensiamo che ci sia bisogno di una Ilva giusta per i lavoratori e per la città di Taranto. Abbiamo firmato un accordo nel 2018 che costruiva l'Ilva giusta, processo di decarbonizzazione, ma allo stesso tempo produzione, salvaguardia dei lavoratori sia diretti che degli addetti all'indotto, sia dei lavoratori e lavoratrici che sono oggi ancora in cassa integrazione. Noi non ci dimentichiamo, abbiamo lottato per l'ambiente, tanto che abbiamo partecipato anche alle cause che hanno caratterizzato questa città, e dall'altro lato però vogliamo farlo con il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori.